invece è andata diversamente. Una collaborazione tra un'azienda italiana di Pomezia e un istituto della Oxford University promette di dare grandi risultati sul fronte del vaccino. Addirittura a breve comincia la sperimentazione sull'uomo. E qual è la novità? La novità è il fatto che ci si basa su un sistema già sperimentato per il vaccino di Ebola, e questo consente di accorciare molto tutti i tempi e tutte le fasi della sperimentazione. La ricerca del vaccino contro il Covid-19 va avanti spedita. Tra i più veloci nell'iter di sperimentazione c'è lo Jenner Institute della Oxford University nel Regno Unito, che inizierà a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull'uomo e sta già cercando 550 volontari sani. La produzione del vaccino avviene in collaborazione con l'azienda di Pomezia Advent IRBM, che inizialmente produrrà 1000 dosi per i primi test clinici. Lo Jenner Institute lavora sui coronavirus e fa ricerca sui coronavirus con importantissimi finanziamenti da 17 anni. E noi abbiamo maturato la nostra expertise col vaccino anti-Ebola 7 anni fa e quindi siamo arrivati pronti a questo appuntamento. Se la sperimentazione sull'uomo avrà successo, già a settembre potrebbe iniziare la vaccinazione su forze dell'ordine e personale sanitario inglese. Allora, è un vaccino che utilizza una piattaforma già utilizzata per il vaccino contro Ebola. Quindi il vantaggio sarebbe quello di poter accelerare ulteriormente i tempi. I laboratori al lavoro su un possibile vaccino, tra pubblici e privati, sono decine. In tempi di emergenza, sottolinea il professor Rezza, le agenzie regolatorie sono più generose e accelerano i tempi, soppesando rischi e vantaggi di una sperimentazione più rapida. Fermo restando che intraprendere la produzione di massa e metterla a disposizione dell'intera popolazione mondiale con miliardi di dosi richiederà tanti mesi in più. Quando arriva l'emergenza, tutti cominciano a porsi la domanda: quando è pronto il vaccino, quando è pronta la terapia? Bisogna che ci ricordiamo che questi studi vanno finanziati quando non c'è l'emergenza. Quando c'è l'emergenza, ormai il tempo è già scaduto. Da domani